traduzione? Sì. Porco cane, però. Vabbè, è in spagnolo. No, ma è sottotitolato. Però è sottotitolato, quindi è carino. Secondo me, provate a guardarlo. Manca l'audio. Sì, perché non c'è. Provate. Riuscite a vedere? No. Poco? Spegnendo le luci. Ecco. Comunque è un dialogo tra due persone, tanto che lui chiede le spiegazioni sul valore della moneta a quell'altra persona anziana. Ok. No, ma era solo l'inizio, era solo uno sketch, adesso. Metti il microfono. Metti il microfono attaccato al computer. Ma è in spagnolo. Ah, ma si capisce. Ma si capisce un po'. È acceso, ma.
despierte? Franklin, el banquero nos ha entregado todo su oro, con absoluta generosidad. ¿Y a cambio de qué? ¿Un simple 10%? ¿Y una monedita por persona? Es justo. Pero... Eso es. Pero, según Pitágoras, tenemos un problema. Si al cabo de 12 meses hemos de pagar 11 monedas cada uno, ¿de dónde las vamos a sacar? 11 monedas cada uno son 110 monedas. Eso significa que existen 10 monedas en intereses que nunca podrán pagarse. Nunca. Suceda lo que suceda. No hay problema. El banco fue inventado para facilitar las cosas, no para complicarlas. Hay una solución razonable. No se preocupen. Devuélvanme solo los intereses, una moneda cada uno. Esperaré. El próximo año ya me devolverán la cantidad prestada inicialmente. Las primeras 10 monedas, en definitiva. Adelante. Sin embargo, si devolvemos una moneda, nos quedarán 9. 9 a cada uno. Así que si aún debemos 10 monedas, al cabo de un año seguiremos con el mismo problema y además... dinero. Correcto. Una moneda menos que la anterior. Si repetimos la operación durante 10 años, y eso siempre que nos dejen pagar solo el interés, en ese tiempo nos quedaremos sin nada. Desaparecerá todo el dinero. Y sin embargo, seguiremos debiendo el préstamo inicial. El banco habrá recuperado todo el oro. Nosotros no tendremos nada. Y aún deberemos lo que nos prestaron al principio. 100 monedas entre todos, que nunca podremos devolver, porque sencillamente no existen. Así que perderemos las tierras, los animales y los alimentos que hipotecamos como garantía al principio, hace 10 años. En 10 años el banco tendrá lo que tenía al principio, más todas nuestras posesiones. Y nosotros no tendremos nada, absolutamente nada. Que en la práctica nos habremos convertido en esclavos del banco. ¿Y por qué? Por nada. Y a cambio de nada. L'avete più o meno seguito? Sì. È un po' esagerato perché poi lui non considera che ci sono le rotative che stampano denaro, no? E che creano inflazione e che prolungano il problema, solo quello. Però è importante sapere come si crea valore, il ruolo della banca centrale, il ruolo della moneta, che poi spinge tutta questa economia. E negli anni è cambiato questo sistema. Prima c'era l'oro, poi non è più servito a nulla perché non è stato insostenibile, allora si è passato a un'altra moneta, poi si è accorti che bisognava spingere la moneta elettronica. Vi ricordate che tutti adesso vogliono far sparire il contante, perché? Perché è un problema, perché è sempre legato a quel video. Quindi si va verso un sistema sempre più insostenibile alla fine, perché si sgancia il valore del denaro dal valore reale della ricchezza. Quello che io contesto nella manovra di Obama americana, del Fondo Monetario, G20 e balle varie, è di cercare di curare il malato iniettandogli lo stesso veleno con cui si era ammalato. Quindi i rischi sono altissimi e le conseguenze vengono pagate da coloro che invece hanno lavorato per anni in maniera onesta. Quindi le famose formiche rispetto alle cicale. Io direi di